Iniziamo subito con la sessione del question time e iniziamo con il primo oggetto all'ordine del giorno, raccomandando a tutti i tempi, altrimenti sarò costretta a togliervi la parola. Sarà la consigliera Casciari ad interrogare l'assessore Chianella sul tema ciclovie e percorsi ciclabili regionali. Intendimenti della Giunta regionale per l'inserimento nel programma delle ciclovie turistiche nazionale. Prego, grazie. Consigliera Casciari. Sì, grazie Presidente. Sì, inizio dicendo che uno degli ultimi atti del governo Gentiloni è stato quello di promulgare una legge quadro sulla ciclabilità, che ha impegnato le amministrazioni ad attuare politiche per salvaguardare chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, sia in città, nel tempo libero o soprattutto anche per fini turistici. Significa quindi appunto la legge tutelare non solo l'efficienza, la sicurezza e i percorsi di mobilità ciclistica, ma anche sicuramente una diversa tutela del patrimonio ambientale e culturale in questo senso. Significa valorizzare il territorio connettendo le risorse del paesaggio con percorsi ciclabili che siano facilmente individuabili e percorribili. Anche e soprattutto, qui lo vorrei in questa regione evidenziare, in un'ottica di promozione turistica e sviluppo del territorio. Dalla legge quadro, che è quella numero 2 del 2018, è nato il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, che aveva individuato nel 2017 10 ciclovie nazionali che tagliano la penisola da nord a sud. La ciclovia del Sole, di cui parleremo in modo più approfondito dopo, che va da Verona a Firenze, la Venezia-Torino, il GRAB, che è il grande raccordo anulare delle bici, la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, la ciclovia del Garda, la ciclovia della Magna Grecia, la ciclovia della Sardegna, la ciclovia Venezia-Trieste, la ciclovia tirrenica che va da Ventimiglia a Roma e la ciclovia adriatica. In totale quindi 6.000 chilometri che attraversano completamente l'Italia tra bellezze archeologiche e naturali. Tutte queste ciclovie, questo lo vorrei anche puntualizzare, sono connesse alla rete europea Eurovelo. Il piano nazionale dedicato a queste ciclovie, con l'approvazione della legge, ha previsto delle risorse di circa 370 milioni, più delle risorse dei cofinanziamenti locali, che sono stati ripartiti con protocolli d'intesa tra il Ministero dei Trasporti e le regioni, sulle quali queste infrastrutture esistono. D'altra parte, però, in Umbria c'è una rete ciclabile regionale che ha già una rilevante estensione e, devo dire, anche una continuità. Attraversa il nostro territorio e coincide con l'attraversamento di fondovalli, ma anche di ex ferrovie, per un totale di 700 chilometri a regime. Di questi sono 205 già in esercizio, 131 in corso di completamento. Questi sono dati che risalgono a settembre 2018, e 389 chilometri ancora da progettare e da finanziare. Sì, le ciclovie umbre sono frequentate già perché inserite nella rete Bici Italia e quindi sono già conosciute dal pubblico, che si occupa di questo tema. Il tema è questo: la ciclovia del Sole e la ciclovia Romea potrebbero essere, il continuamento di queste due ciclovie nazionali potrebbero essere importanti per l'Umbria, perché attraversano da una parte dei comuni di Porvieto provenendo da Chiusi ed Arezzo, ma l'altra soprattutto la ciclovia Romea, che è l'itinerario Bici Italia 5, che da Venezia arriva a Roma, potrebbe essere definita anche ciclovia del Tevere e attraversare la nostra regione seguendo il corso del fiume per circa 200 chilometri, costituendo appunto un'intersezione importante anche con altre ciclovie, come quella che porta ad Assisi o al Lago Trasimeno. Quindi chiedo alla Giunta, visto che le ciclovie regionali non sono state inserite nel Piano Nazionale delle Ciclovie, se ha intenzione, anche appunto rispetto all'evoluzione di questa legge, che ha visto il primo protocollo, uno dei primi, il primo anno attuativo,
come intende supportare l'inserimento delle ciclovie regionali nell'ambito del programma appunto nazionale del Ministero dei Trasporti, utile anche a intercettare finanziamenti per progettare e magari risistemare alcune ciclovie importanti già esistenti in Umbria. Bene, la parola all'assessore, prego. Grazie Presidente, grazie consigliere Casciari, la sua esposizione è stata puntuale. La programmazione regionale delle ciclovie già a partire dal 2011 aveva individuato i possibili assi nazionali che interessano l'Umbria, sui quali si sono via via effettuate indagini per l'individuazione di possibili tracciati regionali, concordando con le regioni contigue i punti di collegamento sia per la ciclovia del Sole che per la ciclovia del Tevere. I due itinerari interessano l'Umbria per circa 300 km, parte dei quali già in esercizio su percorsi misti a bassa o nulla intensità di traffico, strade di bonifica, strade comunali e piste arginali. Dopo l'individuazione degli itinerari è stata effettuata una prima programmazione delle risorse regionali a vario titolo disponibili che hanno portato all'assegnazione di finanziamenti per l'allestimento e il miglioramento dei seguenti tratti: ciclovia del Sole, allestimento su strade di bonifica e strade locali a bassa intensità tra Chiusi Scalo e Fabbro, ciclovia del Tevere e percorso in sede propria da Città di Castello a Pierantonio, miglioramento dei tratti esistenti e realizzazione di quelli mancanti, ciclovia del Tevere e miglioramento del tratto in sede propria da Ponte Fattori a Ponte San Giovanni. Chiaramente questi interventi hanno comportato, diciamo così, l'investimento di notevoli risorse. Per conferire al sistema regionale il migliore effetto di rete si è provveduto a individuare le connessioni tra questi assi nazionali e la restante rete ciclistica dell'Umbria, Chiusi Scalo, Lago Trasimeno, per il collegamento della ciclovia del Trasimeno con la ciclovia del Sole. Ponte San Giovanni, Santa Maria degli Angeli per il collegamento della ciclovia Spoleto-Assisi-Norcia per la ciclovia del Tevere. Narnio-Trigoli presso l'antico porto fluviale per il collegamento della costruenda ciclovia del Fiume Nera con le ciclovie Sole e Tevere. Vi sono poi i restanti collegamenti interni per i quali sono in corso le attività di progettazione e realizzazione. Riguardo ad alcuni dei collegamenti dei restanti tratti della rete ciclistica regionale con gli assi nazionali sono in corso le attività di progettazione e realizzazione, per esempio il recupero del tracciato ex ferrovia dell'Appennino centrale da Umbertide a Gubbio a Fossato di Vigo, ciclovia del Fiume Nera da Terni a Narni, ciclovia del Fiume Nera da Santa Anatolia di Narco, queste finanziate in alcuni casi, se vuole le dico anche l'entità del finanziamento, dalla Cascata delle Marmore, ciclovia del Fiume Nera dalla Cascata delle Marmore a Terni Città. Poi c'è la parte interna alla urbana della città di Terni che sta nell'agenda urbana e poi c'è la parte, come dicevo prima, quella Terni-Narni già finanziata con 2 milioni sui fondi POSFER. Quindi il quadro è sostanzialmente questo. In realtà al momento, nonostante il protocollo che le regioni Lazio, Toscana e Umbria avevano definito nella città di Orvieto, la ciclovia del Sole non ha avuto finanziamenti dal MIT, che ha visto nel caso specifico beneficiare altre ciclovie. Quindi le tre regioni sono al momento in attesa di nuovi assi di finanziamento. Per il completamento dei tratti umbri delle ciclovie nazionali e per rendere più fruibili i tratti già esistenti servono risorse importanti che si potrebbero reperire tra quelle che saranno eventualmente messe a disposizione dai futuri piani nazionali sulle ciclovie turistiche. Al fine di essere inseriti nel piano ciclovie turistiche nazionali per le due infrastrutture Sole e Tevere. Ovviamente la Regione Umbria, unitamente alla Regione Toscana e la Regione Lazio, stanno presidiando questa questione anche rispetto alla legge quadro e se ci saranno evoluzioni ne faremo presente, consigliera. Grazie. Grazie. Sì, grazie Assessore, la ringrazio perché appunto so che la Regione ci ha investito ingenti risorse proprie per lo sviluppo della rete territoriale, ma credo che sia importante che anche appunto con il Governo si dà un impulso all'inserimento delle nostre ciclovie dentro la rete nazionale, perché questo potrebbe essere una prospettiva importante per lo sviluppo turistico sia diciamo a livello nazionale ma anche internazionale, visto che di mezzo ci sono anche le piste europee che sono diciamo molto apprezzate da un particolare tipo di turismo. Grazie. Bene. Andiamo al secondo oggetto, si tratta di una interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini, stato gestionale, economico e funzionale dei sistemi informatici adottati a seguito dell'accordo integrativo regionale 2017 per il trattamento dei dati sensibili dei pazienti delle aggregazioni funzionali territoriali. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, ma
Allora facciamo riferimento subito alla delibera 903 del 2017 del luglio, che ha recepito sostanzialmente l'AIR, l'accordo integrativo regionale del 2017, che è stato praticamente sottoscritto fra la direzione regionale dell'assessorato salute e welfare, i direttori generali delle ASL Umbria 1 e 2 e le organizzazioni sindacali, riguarda appunto alle AFT, cioè la riorganizzazione della medicina generale e continuità assistenziale. In particolare, in riferimento a questo accordo integrativo, al punto 2.7 si fa riferimento che si è riportato esplicitamente che la Regione e le aziende devono mettere a disposizione delle AFT e delle sedi di continuità assistenziale un sistema informativo informatico, un collegamento in rete senza onere alcuno da parte del personale medico. Allora, noi abbiamo un pochino visto l'iter di assegnazione dell'attività informatica e ci siamo resi conto che in realtà è stato dato mandato ai medici interfacciarsi direttamente con l'azienda Dedalus senza che le aziende locali e l'assessorato facessero dei bandi ad hoc come era presupposto nelle cose, e successivamente procedere a un rimborso ai medici di base. Allora, dopo questa premessa, intanto la prima domanda è: perché la gestione informatica delle AFT non è stata presa in carico dalla struttura regionale in-house Umbria Digitale? Quale sia il costo complessivo di gestione del sistema informatico delle AFT affidato alla società privata Dedalus, come in realtà passando attraverso il rimborso ai medici? E perché tale affidamento in alternativa non sia stato realizzato direttamente dalla Regione ricorrendo a specifica gara di appalto ad evidenza pubblica come contemplato dalla legge vigente? E quindi se la società Dedalus trattenga dati sensibili dei cittadini umbri per usi esterni a questo scopo. Grazie, Assessore. Bene. Prego, Assessore Barberini. Sì, la questione attiene all'organizzazione della medicina di territorio con l'aggregazione funzionale territoriale che sono state fatte nella nostra regione, avviate e nel corso dell'anno 2018 e si sono via via ormai realizzate e concluse in tutte le nostre due aziende sanitarie locali. Sono circa 40 aggregazioni funzionali territoriali che sono partiti e credo che sia una bella conquista, perché permette ai cittadini di trovare una risposta costante, continuativa, all'interno di strutture fisiche dove è sempre presente i medici di medicina generale, anche non in orari dove normalmente il medico non presta la propria attività, ad esempio durante la pausa pranzo o nel sabato mattina, e soprattutto in queste strutture si mette in stretta correlazione e collegamento i medici di medicina generale con la continuità assistenziale. Sostanzialmente queste AFT hanno la funzione di dare una risposta territoriale ai bisogni dei cittadini senza che gli stessi siano chiamati a ricorrere, ad andare nei presidi ospedalieri con accessi inappropriati per prestazioni di bassa intensità. Il meccanismo funziona e può funzionare, sta funzionando, perché c'è un sistema informatico che presidia e che in qualche modo è presente in ogni aggregazione funzionale, utilizzando database, fascicolo sanitario elettronico eccetera, che sono a disposizione e sono utilizzati dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale. Per fare tutto questo percorso è stato avviato, fatto anche un accordo, la rivisitazione, l'accordo integrativo regionale 2018 ai sensi dell'accordo collettivo nazionale. Tra le tematiche analizzate c'è sicuramente quella del sistema informativo delle aggregazioni funzionali.
Per quanto riguarda il sistema informativo, nella parte al 2.7 dell'accordo è esattamente stabilito che il sistema viene realizzato attraverso una piattaforma scelta dai medici di medicina generale e deve consentire in collegamento in rete delle cartelle cliniche ambulatoriali dei medici di medicina generale e dei medici di continuità assistenziale per consentire lo svolgimento dell'attività di assistenza e di raccolta dati presso le AFT. Il sistema informativo è a carico dei medici di medicina generale. In questo accordo si è concordato per la durata esclusiva di 2 anni, quindi anno 2018-2019, di concedere, di riconoscere ad ogni singolo medico di assistenza primaria una quota di 400 euro annui a titolo di rimborso spese forfettario per permettere l'integrazione di diversi software e la relativa manutenzione. Questo perché? Perché ogni medico era nella sua legittima, ovviamente, possibilità e scelta, aveva determinati software e ha preferito giustamente mantenere quei stessi software con quel database. Si è voluto creare un meccanismo che permettesse la integrazione fra queste soluzioni. Ciò significa, nella sostanza, noi non abbiamo acquistato software aggiuntivi, abbiamo solo concorso in parte sulle spese che i medici di medicina generale hanno sostenuto, andranno a sostenere per permettere questo collegamento delle procedure. La somma delle 400 euro è erogata solo se almeno il 60% dei medici che compongono l'aggregazione funzionale è collegata al sistema informativo di gestione in uso della stessa aggregazione funzionale. Entro un anno dall'avvio del sistema tutti i medici dovranno integrarsi con l'infrastruttura informatica. Gli aspetti di privacy e di sicurezza informatica saranno concordati e gestiti tra i medici e il fornitore della infrastruttura scelto dagli stessi medici. Spetta inoltre ai medici curare gli aspetti legati alla raccolta del consenso informato dei propri assistiti in relazione ai trattamenti dei dati necessari per prestare all'assistenza presso all'interno dell'aggregazione funzionale territoriale come previsto dalla normativa. Le aziende ASL territorialmente competenti garantiscono il rispetto della normativa sulla privacy in base al GDPR in vigore dal 20 maggio del 2018 per quanto riguarda le prestazioni effettuate nei centri di salute, nella casa della salute direttamente gestiti. Quindi nella sostanza credo che sia un'architettura che risponde in maniera puntuale ed efficace a bisogni di salute dei cittadini. In questo modo diamo solo un riconoscimento forfettario e limitato nel tempo ai costi che i medici si sono fatti carico e si faranno carico per permettere per far funzionare l'architettura informatica. Grazie Assessore, prego Consigliere De Vincenzi per la replica. Io ringrazio l'Assessore anche se ha risposto in parte perché di fatto questa spesa è stata fatta rientrare in un rimborso spese per le attività informatiche quando si sarebbe dovuto far carico direttamente l'assessorato di questo tipo di servizio, il che avrebbe comportato evidentemente un bando di gara, tenendo anche conto che in realtà non sarebbe stato nemmeno necessario dare a ogni medico un rimborso se poi dentro l'AFT erano disponibili mezzi informatici abilitati al servizio stesso che sarebbero potuti essere utilizzati direttamente dai medici. Quindi diciamo la risposta non mi ha soddisfatto. Io provvederò a fare una segnalazione all'ANAC perché poi in realtà tutto il budget complessivo dell'operazione non mi è stato riferito a quanto ammontasse, quindi a quanto teoricamente sia stato rimborsato ai medici e poi ci diremo più avanti come stanno le cose. Grazie. Grazie, andiamo avanti con il nostro ordine del giorno e passiamo ad una interrogazione della consigliera Carbonari rivolta all'assessore Cecchini.
Complesso Nuova Monteluce a Perugia, agenti inquinanti rilevati nei terreni, informazioni e intendimenti della Giunta regionale in merito a bonifica del sito, costi sostenuti e incolumità dei cittadini. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Dunque, in questa interrogazione ricordiamo che quando facciamo riferimento al complesso Nuova Monteluce facciamo riferimento a quel complesso immobiliare che è commerciale e residenziale che è stato realizzato nell'area occupata appunto dall'ex ospedale policlinico di Monteluce a Perugia. Questo complesso è stato inaugurato nel 2015 e ad oggi appunto si trovano sia attività commerciali che uffici pubblici. Abbiamo appreso dalle determinazioni dirigenziali del 2011 alcune informazioni per noi importanti, cioè il fatto che questa area era un'area contaminata, tant'è che nel 2008 il dirigente del servizio provveditorato stipula un accordo con la BNL che appunto gestisce il comparto Monteluce per rimborsare tutti gli oneri derivanti dalle attività di bonifica, poiché appunto erano stati riscontrati la presenza di agenti inquinanti quantificato in circa 1,5 milioni. Successivamente sembra che nel 2010 si sia riscontrata anche la presenza di amianto, allora anche lì sono stati diciamo preventivati i costi per la rimozione di questi agenti, smaltimento di questi materiali per ulteriori, cioè per un complessivo costo di circa 3 milioni di euro. Da un'altra determinazione del 2015 risulterebbe peraltro che c'è stata una conferenza dei servizi e in questa conferenza dei servizi c'è stata una deliberazione all'unanimità di approvazione di un progetto di ulteriore intervento di bonifica, diciamo. Perché? Perché erano stati riscontrati valori oltre soglia di arsenico e stagno, quindi anche qui erano state individuate diciamo delle aree e quindi la regione si sarebbe impegnata a procedere anche con questo ulteriore intervento. Allora, nel luglio 2016 alla Regione Umbria facciamo una richiesta di informazioni, no, sullo stato di attuazione di questo intervento e anche della messa in sicurezza di quest'area. Chiediamo quindi questa informazione, a questa interrogazione però nessuno ci risponde, anzi ci dicono che dovevano chiedere informazione alla provincia di Perugia che era l'unica soggetto competente al controllo. Nessuna, e quindi ci avrebbero poi fatto sapere, però nessuna informazione arrivò in quella del 2016. Nel 2018, da una determinazione dirigenziale appunto del 30 gennaio 2018, circa quindi 3 anni dopo, riscontriamo appunto che è stata posta in essere un'ulteriore attività di bonifica. Peraltro abbiamo avuto modo di vedere che il costo è stato preventivato, mi sembra, per l'anno 2019. Detto ciò, vorremmo sapere se e quando tali lavori di bonifica, indicati nella conferenza dei servizi, da queste sostanze pericolose nell'area del complesso immobiliare Nuova Monteluce, sono stati effettuati, specificando se nell'area sono stati mai effettuati controlli anche su eventuale radioattività presente, indicando il costo complessivo sostenuto ad oggi per la bonifica e chiarendo poi anche se sussistono rischi per la salute delle persone, poiché comunque ci sono delle attività, ci sono degli uffici. Grazie. Consigliera, la parola adesso va all'assessore, rinnovo il rispetto dei tempi, altrimenti accumuliamo un ritardo che poi nell'arco della mattinata diventa pesante. Prego, assessore. Sì, grazie. Ma naturalmente le domande poste chiamano in causa diversi servizi, dal momento che appunto su l'ex ospedale di Monteluce, quindi tutto l'immobile di Monteluce, l'amministrazione regionale e gli atti attengono e appartengono a direzioni diverse. Tant'è vero che ad esempio quando chiama in causa tutta la partita legata agli investimenti e al costo portato avanti per la bonifica, tutto ciò sta in capo non al settore bonifiche del Dipartimento ambientale, ma così come indica la delibera della Giunta regionale del 2006,
in quell'atto concernente Umbria Fondo Comune di Investimenti Immobiliare Multicomparto di tipo chiusa ad apporto pubblico comparto Monteluce. Per quanto riguarda invece la domanda specifica formulata su eventuale controllo di sostanze radioattive al servizio energia, qualità ambiente, rifiuti e attività estrattive competenti in materia di bonifiche siti inquinati, non ha agli atti d'ufficio alcuna segnalazione in merito all'analisi e ad eventuali controlli per quanto riguarda appunto questa partita. Per tutte le altre richieste relativa alla bonifica che riguarda l'area CSC2, CSC1, CSC2 e CSC3, la Regione Umbria è in attesa, per quanto riguarda l'area CSC1, della conclusione di fatto con la presentazione del modello H, che è la chiusura definitiva dei lavori da parte del soggetto che ha in capo tutta quanta la bonifica, in quanto il lavoro è finito c'è appunto da chiudere tutta quanta la procedura. Per quanto invece riguarda la CSC2, CSC3, la Regione è in attesa che siano fatte le integrazioni all'analisi di rischio presentata. Nello specifico l'area CSC1 nel agosto 2018 la provincia di Perugia ha trasmesso la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi della legge 2006 e la Regione Umbria il 5 dicembre 2018 ha richiesto al soggetto obbligato di integrare la documentazione appunto procedendo alla formalizzazione dell'atto di chiusura del processo di bonifica, e questo è il CSC1. Mentre per il CSC2 e CSC3 qui c'è un carteggio un po' più lungo, più complesso, perché il 21 luglio 2015 la società BNP Paribas Reim SGR ha trasmesso l'analisi di rischio sito specifica relativa all'area denominata così come dicevo prima, e la Regione Umbria ha chiesto alla provincia di Perugia, ente deputato al controllo secondo la vigente normativa ambientale, ogni utile informazione in merito allo stato d'avanzamento dei lavori. La provincia di Perugia in un primo momento ha comunicato di non aver ricevuto la documentazione relativa all'analisi di rischio e successivamente, con nota successiva, ha risposto che aveva acquisito agli atti la relazione tecnica dell'analisi di rischio. La stessa provincia nel luglio 2018 ha richiesto ad ARPA Umbria il parere di supporto in merito. ARPA Umbria nell'agosto 2018 ha trasmesso le osservazioni relative all'elaborato relazione tecnica sull'analisi di rischio sito specifica relativa allo studio dell'area denominata CSC2 e CSC3, alla luce delle quali è risultato necessario integrare la documentazione presentata. Da qui la provincia di Perugia a metà agosto 2016 ha trasmesso il proprio documento istruttorio allineandosi con quanto espresso da ARPA Umbria, e quindi la Regione Umbria il 21 agosto 2018 ha richiesto al soggetto obbligato di rivisitare e di integrare l'analisi di rischio presentata in conformità a quanto espresso dal parere di ARPA Umbria. Questo per dire che appunto per quanto riguarda il comparto CSC1 siamo alla fase conclusiva, mentre invece per gli altri comparti la Regione è in attesa di avere a disposizione i documenti richiesti. Prego, consigliera, per la replica. Sì, grazie Presidente. Mi sembra di non aver... Allora, le considerazioni iniziali che ha fatto l'assessore è che queste le mie domande e richiedo le informazioni provenienti da direzioni diverse, contabilità forse e ambiente, però ricordo che siete voi a governare, no? È come se la mano destra non sa quello che fa la sinistra, perché basta alzare il telefono e dire: scusate, quanto avete speso sul comparto Monteluce? Cioè non è che se l'ho domandato a lei ambiente, che quindi risponde per la sua, non aveva la facoltà di poter avere anche questa successiva informazione, quindi ritengo che non me l'abbia voluta dare. Non
non perché non ce l'ha, ma perché non aveva volontà di darmela. Ma basta alzare il telefono, telefono anche io, quindi immagino lei che ha un rapporto diretto. Per quanto riguarda invece proprio il discorso della bonifica, io personalmente penso che, sebbene una appunto sia stata quasi conclusa, invece nelle altre siamo ancora in un processo che sta andando avanti, però ricordo che in quell'area, se non sbaglio, ci sono già gli uffici, ci sono le persone. Credo che a breve, se non sono già aperti, verranno anche degli studenti per appunto lo studentato dell'Adisu, credo, non sono sicura, questo lo verificherà lei, al di là degli studenti, ma ci sono uffici, attività commerciali e un'area che ancora non è stata completamente bonificata. Non è che parliamo di un anno fa, parliamo di molti anni fa, quindi al di là di questo, chiaramente questa per me è una notizia abbastanza preoccupante. Noi monitoreremo affinché si proceda con molta velocità a bonificare quell'area. Io capisco che vi è costata tanto, che era meglio che non aveste neanche messo le mani su quell'area, perché io penso che è stato un bagno di sangue per l'università e per la nostra regione. Però lì ci abbiamo messo le persone e lì va bonificato. E di corsa. Grazie.